Programma Nazionale di Ricerca in Antartide è stato istituito nel 1985 con la finalità di far entrare l'Italia nel sistema del Trattato Antartico firmato nel 1959. L'Italia ha sviluppato la ricerca scientifica in Antartide con un approccio sistemico con carattere interdisciplinare, investigando un po' tutti gli ambienti, dallo spazio all'atmosfera, alla idrosfera, alla geosfera, la biosfera e ovviamente al ghiaccio, sia quello continentale come quello marino, che caratterizzano completamente questo ambiente, coinvolgendo ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca con competenze scientifiche che vanno dalla biologia alla chimica, alla geologia, all'astrofisica, tutte coordinate verso la comprensione dell'interazione fra i diversi comparti. Nell'ambito del Programma Nazionale di Ricerca in Antartide è stato costituito il Museo Nazionale con due finalità fondamentali: la conservazione, lo studio, la valorizzazione dei reperti delle spedizioni italiane in Antartide e la diffusione dei risultati ottenuti dal Programma Nazionale di Ricerca. Il museo conserva sia reperti di natura abiologica come biologica. Il materiale abiologico è costituito da rocce, meteoriti, sedimenti, carote sia di sedimenti, di ghiaccio nelle sue varie forme. Viceversa, il materiale biologico va dai batteri ai funghi, agli organismi sia vertebrati sia invertebrati. La conservazione e la valorizzazione di questo materiale è svolto presso tre sedi del Museo Nazionale dell'Antartide. Presso la sede di Genova viene curato il materiale biologico, presso la sede di Trieste viene curato il materiale sedimentario, presso la sede di Siena viene curato il materiale geologico, incluso il ghiaccio. Ma assolutamente peculiare è il ruolo del museo per quanto riguarda la valorizzazione e la conservazione dei reperti. Questi costituiscono un patrimonio inestimabile per il sistema di ricerca. Il sistema di ricerca nazionale e anche internazionale può accedere per ricerche che in qualche modo ridurranno quello che è l'impatto umano in Antartide nel raccogliere nuovi reperti che sono già disponibili presso il museo.